A proposito del genere da lei scelto e praticato, c'è un motivo per cui lo ha preferito? Io direi che non è esatto dire che ho scelto un genere. Intanto ho scelto delle storie. Sono le storie che mi hanno condotto verso quel genere letterario. No, non è neanche esatto dire, non è una scelta totale, perché ho scritto romanzi che possono essere classificati in modo diverso, però è vero che è assolutamente vero che la maggior parte dei miei romanzi è sicuramente di carattere storico, ma appunto perché mi sono innamorata di alcune storie. Però, dato che è una domanda che mi rivolgono spesso, ci ho pensato bene, perché queste storie, che appunto spesso sono storie di un passato reale, non storie immaginarie, perché mi hanno così affascinato. E mi sono data anche una risposta. Ed è questa cosa che è comune, che non è mia esclusiva, ma mi è comune con altre scrittrici. Ed è questa voglia, questa passione. È una specie di ricerca delle tracce che altre donne hanno lasciato nel passato, una ricerca delle donne che mi hanno preceduto, che hanno vissuto prima di me, e delle cose che hanno fatto, delle cose che mi hanno lasciato in eredità. Ecco, sono andata alla ricerca di un'eredità femminile. E una scrittrice canadese molto famosa, Margaret Atwood, ha detto che in realtà le donne sembrano così ansiose di trovare queste tracce, che a volte ci dimentichiamo di immaginare il futuro, cosa per la verità anche questa non del tutto vera, perché molte scrittrici hanno, la stessa Atwood, ma anch'io dell'ultimo mio romanzo ho immaginato il futuro. Però certo non si può immaginare il futuro se siamo invisibili nel passato. Se non hai un passato, come puoi immaginare il futuro? Quindi mi sono risposta che forse questo mio amore per il romanzo storico, questo mio scrivere molto di storia, è per amore delle storie delle donne del passato. Qual è il suo maestro del genere e perché? Non ho solo un maestro, ho una maestra e un maestro che mi hanno insegnato cose diverse. La mia maestra è Anna Banti. La cosa che mi ha più colpito e che ho cercato di anche di imitare, sì, è questo suo modo di dare luce ai personaggi di fantasia e verità e luce ai personaggi invece realmente esistiti. Cioè, riesce a fargli andare di pari passo, a rendere veri sia l'uno che l'altro, come se si prendesse cura alla stessa maniera sia dei personaggi inventati che dei personaggi realmente esistiti. E in un romanzo storico per forza esistono sia gli uni che gli altri. E mi ha anche insegnato
a rispettare la loro verità e questo lo fa mettendosi in gioco. Cioè, nel suo romanzo più grande, a mio parere, Artemisia, che parla della pittrice Artemisia Gentileschi, una gran pittrice realmente esistita, lei nelle prime pagine racconta come l'ha trovata e l'ha perduta, come ha scritto di lei, poi durante la guerra ha perso il manoscritto e come lei è tornata a bussare alla sua porta. E questo raccontare se stessa all'interno della storia di un'altra donna, in qualche modo le fa entrare in comunione. Insomma, io ho cercato di dare retta a questo suo insegnamento indiretto, cioè che mi dà attraverso i suoi libri. Invece il maestro è Vincenzo Consolo, che è stato anche per me un amico per lunghi anni. Di Vincenzo ho amato moltissimo e è stata per me fondamentale la sua passione per il linguaggio, voglio dire. Lui diceva la salvezza sta nel linguaggio. Perché? Perché il linguaggio ha la capacità di eliminare il caos dal mondo, questo diceva. Ha questa capacità e ha anche la capacità di riordinarlo, di ricrearlo con un ordine diverso, con un ordine più giusto anche. Da dove vengono le idee per scrivere un nuovo romanzo? Le idee nuove vengono da qualsiasi cosa. Adesso non ricordo chi, insomma, qualcuno ha detto che le scrittrici, come gli scrittori, sono delle gazze ladre, cioè rubano tutto quello che luccica. E questo significa che l'osservazione è fondamentale per chi scrive. Tutto può rientrare nel materiale che userai quando scriverai. Tutto, cioè uno sguardo, un gesto strano, un battibecco che cogli per strada, ma anche ti può venire dalla vita reale, ma ti può venire anche da ciò che è stato scritto prima di te, perché anche qui non ricordo chi l'ha detto, ma qualcuno ha detto che si scrive sempre sopra un palinsesto già scritto. E quindi in realtà noi ci tramandiamo da una generazione all'altra, da un secolo all'altro e anche perfino da un millennio all'altro, idee, spunti e anche immagini. Le immagini sono fondamentali perché un'immagine, l'immagine di un viso, l'immagine di una mossa ti può suggerire una psicologia, ti suggerisce una profondità di vita in qualche modo. Allora, per essere meno astratta, vi posso raccontare che una volta ero in aereo e per puro caso le hostess distribuivano, allora ancora si faceva, distribuivano i giornali gratis in lettura. Io ho preso, stavo andando in Sicilia, ho preso questo quotidiano e su questo quotidiano ho visto la fotografia di una ragazza, una giovanissima ragazza con uno sguardo immensamente triste. Allora ho letto l'articolo e quello sguardo mi ha seguito e quella storia mi ha seguito e perseguitato finché non ho scritto un romanzo
che prendeva spunto proprio da quella storia, quello sguardo visto per caso sopra un giornale distribuito gratuitamente sopra un aereo è diventato un personaggio di un mio romanzo, non storico in questo caso. Quali sono le sue abitudini legate alla scrittura? Beh, io sono metodica. Quando la scrittura non è occasionale, ma è un lavoro, ci voglia del metodo. Questo lo diceva il vecchio Hemingway e aveva perfettamente ragione, perché, come diceva lui, la scrittura è fatta sicuramente per l'1%, lui diceva. Più o meno, mi par di ricordare, per l'1% è fatta di ispirazione e il resto è tutta traspirazione, cioè fatica, cioè sudore. Ora, per traspirare bisogna sedersi a un tavolino e non spostarsi. Il mio orario è un orario d'ufficio, diciamo così. Non è detto che questo orario d'ufficio sia proficuo, per cui se non avessi quell'1% di ispirazione, forse la traspirazione sarebbe solo una fatica inutile, però ci vogliono entrambe le cose e quindi io cerco di essere metodica, costante, perché appunto non è solo una passione, cioè certo non scrivi se non hai la passione della scrittura, non puoi farlo perché appunto è molto faticoso, ci vuole appunto anche una dose di costrizione, ti devi costringere a essere metodica. Altrimenti appunto non ce la fai. Certo, questo è valido per me, non dico che sia valido per tutti. Quando ha iniziato a pensare che le sarebbe piaciuto fare la scrittrice di professione? Beh, intanto io sono vissuta in una famiglia essenzialmente di donne e mia madre e mia nonna paterna in particolare, amavano moltissimo raccontare storie e le raccontavano facendosi anche dei regali, nel senso che se una raccontava, l'altra preparava i dolci per tutti e viceversa. E allora questo fatto che i loro racconti producessero degli effetti così dolci in qualche modo invogliato a raccontare per essere ricompensata. E la ricompensa era sicuramente l'ascolto, gli altri che ti ascoltavano. Io che ascoltavo ringraziavo la mamma e la nonna ascoltandole, ma poi tutte quante ci premiavamo con i dolci e questo mi pareva una cosa che dovesse proseguire. Volevo a un certo punto dico sì, voglio raccontare ed essere premiata con l'ascolto e con anche dei dolci. Poi invece c'è stato un altro episodio che mi ha molto motivato, perché quando facevo le elementari, il Corriere dei Piccoli, ero una lettrice accanita del Corriere dei Piccoli, indisse un concorso per bambini che dovevano mandare un loro raccontino e avremmo vinto, cioè si chiamava il concorso, mi pare, del Pesciolino d'Oro. Chi vinceva avrebbe avuto l'abbonamento gratis per un anno al Corriere dei Piccoli. E io partecipai e, meraviglia delle meraviglie, vinsi. E questa cosa solleticò il mio orgoglio moltissimo, per cui mi immaginai che potessi andare avanti così.
Da bambina, quali erano i suoi libri preferiti? Erano libri differenti, di due tipi, anche perché quando ero piccola io, spero che ora non sia più tanto così, anche se ancora mi pare che lo sia, c'erano libri classificati per bambini, che erano i libri d'avventure essenzialmente, e c'erano i libri per bambine, che erano libri più centrati sulla vita familiare, erano, come dire, tenevano fuori l'avventura. Allora, io amavo moltissimo piccole donne con le liti fra le sorelle, con i piccoli dispetti, con il mondo esterno che irrompe, ma con questa atmosfera familiare che in qualche modo attutisce le difficoltà che incontri nel mondo esterno. Però mi piacevano altrettanto moltissimo, mi piacevano moltissimo i libri d'avventure, mi piacevano i libri che parlavano di viaggi di altri paesi e amavo immensamente Melville, non solo e non tanto il Melville di Moby Dick della balena bianca, ma Melville di Billy Budd. C'era la bellezza dei viaggi, il fascino di questa nave che va insieme a un dilemma morale che è appunto la vita di un uomo, anche se tu la spegni per autodifesa, devi pagare un prezzo. È un dilemma morale che mi turbava moltissimo. E quindi Billy Budd per me è stato un libro molto educativo. Se non facesse la scrittrice di professione, quale altro lavoro le piacerebbe fare? Ecco, da piccola ci ho pensato parecchio, perché in effetti io penso che non si possa scrivere, non puoi essere una scrittrice o uno scrittore se non ami leggere, non è possibile. E io ero un'accanita lettrice, leggevo di tutto, rubavo, perché naturalmente, anche nella mia famiglia c'erano dei limiti, per cui c'erano dei libri che non potevo toccare. Io invece riuscivo sempre a rubarli e a leggerli, meravigliandomi. Poi dico: ma perché me l'hanno proibito questo? Non c'è niente di male, non c'è niente in questo libro che mi sembri un cattivo esempio. Però, insomma, questa era una polemica interna alla famiglia. Però ecco, leggevo tanto, però mi piaceva tantissimo la musica. La musica e il canto. Da piccola dicevo: ma perché? Perché sono stonata? Perché non potrò mai fare la cantante? Perché francamente sono sempre stata talmente stonata che, insomma, c'è chi dice, io amo molto un'amica che una volta mi ha detto, cioè, no, guarda, che nessuno è stonato, c'è un problema di educazione della voce. Ecco, però insomma, questo incoraggiamento è arrivato un po' troppo tardi nella mia vita, avevo già scelto di fare la scrittrice, amen. Però mi sarebbe piaciuto sì fare la pianista. Le cugine di mia madre erano una insegnava piano, un'altra insegnava violino e quindi io sono cresciuta in mezzo alla loro musica. E, però non so perché, forse perché la mia famiglia si è spostata parecchio, facevamo i pendolari fra la Sicilia, Firenze, Bologna, insomma. Era difficile portarsi dietro uno strumento musicale, mentre
portarsi dietro i libri era più facile. E quindi forse è stata una scelta, se vogliamo, casuale, di facilità. Mi era più facile accostarmi, portarmi dietro la lettura, piuttosto che portarmi dietro la musica, gli strumenti necessari a esercitarsi e a imparare davvero la musica. O forse non l'amavo abbastanza, non l'amavo tanto quanto la scrittura. Credo che questa sia la verità definitiva.